Il peccato è un'espressione di rifiuto dell'amore del Signore, ma è una gabbia trasparente, perché lontani da Dio non abbiamo più una meta e da pellegrini diventiamo erranti. Con questa riflessione Papa Francesco ha salutato i fedeli giunti in piazza San Pietro per l'udienza giubilare. Alle migliaia di persone presenti il pontefice ha rimarcato l'importanza della riconciliazione, soprattutto in questo giubileo della misericordia. Dio infatti non si rassegna mai alla possibilità che una persona rimanga estranea al suo amore, e la riconciliazione, ha proseguito, deve avvenire anche nelle famiglie, nei rapporti interpersonali, nelle comunità ecclesiali, come pure nelle relazioni sociali e internazionali, perché è un servizio alla pace, al riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone, alla solidarietà e all'accoglienza di tutti. Nessuno rimanga lontano da Dio a causa di ostacoli posti dagli uomini. E questo è valido, e questo vale anche, e lo dico sottolineando ai confessori, è valido per loro. Per favore, non mettere ostacoli alle persone che vogliono riconciliarsi con Dio. Il confessore deve essere un padre, è al posto di Dio Padre. Il confessore deve accogliere le persone che vengono da lui per riconciliarsi con Dio e aiutarli nel cammino di questa riconciliazione che stanno facendo. È un ministero tanto bello. Non è una sala di tortura, né un interrogatorio, no, è il Padre che riceve, Dio Padre, Gesù che riceve e accoglie questa persona. E perdona, lasciamoci riconciliare con Dio, tutti noi.